Ciao a tutti, sono Marco di Team Lingua International House Merate Como Lecco e lo show di lingua in inglese che ho scelto oggi è un po' più difficile di quello precedente. Partiamo dall'immagine. In questa immagine c'è un cane che mastica delle scarpe. If a dog chews shoes, il verbo chew, masticare, shoes, le scarpe. Ma non sappiamo a chi appartengono queste scarpe. Whose shoes? Le scarpe di chi? Does he choose? Sceglie il cane. Lo show di lingua completo sarà: If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose? If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose? Bene, la sfida di oggi consiste nel ripetere lo show di lingua per 3 volte senza commettere errori. Così. If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose? If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose? If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose? Bene, se avete bisogno di leggere lo show di lingua, potete farlo, come ho fatto io adesso, ma l'importante è ripeterlo 3 volte consecutive senza commettere errori. Bene ragazzi, sfida lanciata, grazie e al prossimo show di lingua. Ciao a tutti!